Cagliate, non possiamo accoglierli tutti, cosa vuol dire? Ma no, quanti sono non possiamo quelli... accoglierli tutti vuol dire... Senti, io non riesco a discutere con questa specie di grillo parlante qua. Non discuta, è un problema suo. Aspetta, se non riesce a discutere. Sì, sì. Allora dai, non vi sovrapponete. Allora, che è ovvio che se parte meno gente ne muore meno. Ma percentualmente ne muore di più. Ecco, qui abbiamo il cartello. E vabbè, certo, tanto muoiono loro, mica muore lei. No, ma ne muoiono mai 900 in meno, ne sono morti 900 persone in meno. Ho capito, ma il problema è la proporzione o il problema è il numero di morti? Se io 900 persone si sono salvate nel 2018 rispetto al 2017, io avrò la vocina strana che dà fastidio a Gino Strada, mi scuso la mia voce, ma io a me, io sono, mi dispiace che ci siano 2200 morti, sì, ma sono contento che ce ne siano 900 in meno rispetto all'anno prima, allora, perché scusa, ci sono 900 vite che si sono salvate perché ci sono meno sbarchi. Non si sono salvate, che sono state mandate a essere torturate altrove. E vabbè, non sono morti in mare, e allora facciamoli partire tutti, facciamoli annegare tutti. Ma scusa, facciamoli annegare tutti. Allora, ma dove l'avete trovato? Ma come l'avete trovata? Uno dei nostri giornalisti che c'è tutte le settimane. Allora, lo chiamiamo sempre. Non so, io non... ma lui ha le sue posizioni politiche, lei no, le sue... ma, allora, ma non lo conosceva? Morti in meno, mi dispiace. Non mi dispiace che ci siano 900 morti in meno. Voleva 900 morti. No, è un giornalista. Le facevano piacere. Io vorrei che le navi delle organizzazioni non governative non fossero nel Mar Mediterraneo, perché quando vanno davanti alle coste della Libia e fanno un effetto calamita, fanno partire barconi, peraltro barconi sempre più provvisori, che causano morti e causano tragedie. Quindi impedire questa presenza significa salvare delle vite umane, è la cosa più umana che si possa fare. Allora, sentiamo Gino Strada. Cioè, la cosa più umana che si può fare è impedire all'ONG di salvare persone. No, ma lei guardi, vada alla guardia psichiatrica. Evitare vada alla guardia psichiatrica. No, vada lei a scambiare psichiatrica. Vada lei alla guardia psichiatrica. Allora, vada lei alla guardia psichiatrica. Allora dai, però non vi mettete a rivolgere vabbè, ma io non insulto, ma da una parola insulto. Ma le sembra un insulto di andare alla guardia psichiatrica? Sì, è un insulto. Uno che ragiona come lei deve andarci, mi crede, da medico. No, è un insulto, io ragiono così perché sono i dati di fatto. Non è che c'è Mario Giordano.